Abbiamo presentato un'interpellanza su richiesta del gruppo comunale di Città Sant'Angelo del Partito Democratico e del circolo del Partito Democratico per chiedere una parola chiara sulle tante voci che si rincorrono ormai da 2 anni circa un trasferimento, un azzeramento dei posti letto della struttura RSA di via Baiocchi a Città Sant'Angelo e di un ipotetico trasferimento che pure si è ventilato a Tocco da Casauria. Lo chiediamo e lo chiediamo soprattutto alla luce delle tante promesse che sono state fatte su questa RSA. Il 13 febbraio del 2020 l'assessore Verì andava a visitare questa struttura e prometteva un rafforzamento. Da allora assolutamente nulla, anzi questo è il terzo piano qui, diciamo, tra pavimenti avallati, mura scrostrate, sporche, e dove vivono i pazienti e dove sono costretti ad andare anche i familiari. Mentre nel secondo piano, quello che è stato dato appunto alla medicina Angulum, un gruppo di medici di medicina generale, sono stati fatti 92.000 euro di investimenti, che noi abbiamo anche apprezzato perché è giusto che questa struttura medica torni nel centro storico di Città Sant'Angelo. Ma rispetto ad agosto del 2020, quando è stata sottoscritta questa convenzione, è trascorso un anno e questi medici non sono ancora andati. I medici non sono ancora andati, ma la struttura è stata messa a norma, mentre laddove funziona la struttura non è assolutamente a norma. Queste e le scelte politiche appunto che dicevamo prima sono state l'oggetto di questa interpellanza che i consiglieri di Città Sant'Angelo mi hanno chiesto di presentare in consiglio regionale.